Ciao, eccomi qui, sono a San Pietroburgo per l'ultimo giorno. Sono davanti alla chiesa del sangue versato, che si chiama proprio Chiesa sul sangue versato. Te la faccio vedere perché è qualcosa di meraviglioso. E non ti dico dentro che cos'è, è qualcosa di meraviglioso, è pieno di mosaici, è qualcosa di meraviglioso veramente, magari dopo metterò qualche immagine sotto il video. Cosa voglio trasmetterti ora? Ma stavo riflettendo su questo, proprio col fatto che mi trovo qui per l'ultimo giorno e sto per partire, mi è venuto proprio un'idea sul trasmetterti questo video connesso al non attaccamento. In che senso? Tu immaginati, tu sei stata in un luogo meraviglioso dove hai avuto tutta una serie di esperienze molto belle, magari, e ti trovi a lasciarlo. È da questo che è proprio partita questa ispirazione per questo video. Ebbene, come nella vita, per tutte le situazioni, come per le persone, come per i luoghi, come per tutto ciò che magari ad un certo punto è stato con te per tanto tempo e ad un certo punto è bene che non sia più nella tua esistenza, o semplicemente tu stai facendo un passaggio, quindi sei stato magari tanto tempo con una persona che può essere un compagno, una compagna, un amico, può essere una situazione in cui uno dei due si trasferisce dall'altra parte del mondo, ci può essere un luogo bellissimo in cui hai fatto un viaggio, o magari una casa nella quale hai abitato per tanto tempo, magari hai abitato per quando eri bambino, come può essere anche un oggetto, può essere un giocattolo, può essere un abito, può essere qualsiasi cosa. Che cos'è importante? È importante essere grati, grati per quello che hai vissuto, grato per quello che hai visto, sperimentato, grato per la tua esperienza con questa persona, in questo luogo, con questo oggetto, qualunque cosa rappresenti, se rappresenta un ricordo, rappresenta dei bei momenti o semplicemente un qualcosa che ti piace. E poi lasciare andare. Lasciare andare con la gratitudine nel cuore per quello che questa cosa, questo oggetto appunto, o questo luogo, questa persona ha rappresentato per te, per il valore che ha portato nella tua esistenza, per ciò che ti ha permesso di sperimentare, di vivere, di sentire, di provare. E poi con tanta gratitudine semplicemente lasciare andare quel qualcosa a cui hai tenuto per un attimo o per un tempo più lungo, non è importante. Questo ti permette di connetterti, proprio visto che ieri sera abbiamo fatto questo lavoro stupendo sulla gratitudine, proprio con la gratitudine e con l'abbondanza appunto, perché il lavoro era poi più che altro sull'abbondanza. E questo ti apre la possibilità di intraprendere nuove strade, di aprire nuovi orizzonti e nuove porte. La vita non è limitata come a volte noi la percepiamo, la vita è molto più grandiosa e molto più generosa di quello che noi pensiamo. E quindi se hai avuto una persona che è stata con te per tanto tempo, a parte che non è detto che per forza debba scomparire dalla tua vita, ma magari si allontanerà, poi tornerà, o magari si allontanerà e se ne avvicinerà un'altra, perché magari con quella persona la tua strada è finita, o semplicemente cambierà e si trasformerà il tuo rapporto. Quindi lascia andare tutto quello che vedi scomparire dalla tua vita o senti che si sta in qualche modo allontanando con gratitudine e apriti al nuovo, perché non puoi mai sapere quali magie la vita ha in serbo per te. E con questo ti saluto, ti mando un grande abbraccio e ci sentiamo presto. Ricordati che questa sera c'è la luna piena. Ciao!